I due capitoli dedicati alle regioni riguardano l'organizzazione delle regioni e degli enti locali e il secondo capitolo le fonti delle regioni e degli enti locali. Sono materie molto complicate, tecnicamente complicate, e in un manuale di primo anno ovviamente possono essere appena sfiorate per indicare i principi, diciamo così. Ci sono altre materie in seguito che sviluppano questi argomenti, diritto regionale, diritto degli enti locali e così via. In questa introduzione metodologica vorrei offrire soltanto una chiave di lettura per capire che cosa sia il sistema regionale e perché le fonti delle regioni costituiscono un problema di sistemazione delle fonti. E la chiave di lettura è necessariamente storica. Parte da una domanda che molti si sono posti: perché mai il nostro Costituente abbia inventato le regioni? Perché di questo si tratta, di una invenzione originale. Non esisteva lo Stato regionale prima che il nostro Costituente mettesse mano alla Costituzione. Non esisteva in nessuna parte del mondo. Esistevano gli stati centralizzati, come era il nostro, esistevano gli stati federali, ma questi erano pochi ed erano fenomeni storici che non erano ripetibili. Gli Stati Uniti, la Svizzera, la Germania pre-nazista erano i tre stati federali di riferimento che erano il prodotto di tre vicende storiche. Tra l'altro anche cruente, perché tutti e tre questi tre stati federali sono nati al costo di una guerra civile. Si conosce molto bene quella americana, perché si sono fatti tanti film, no? Da Via col vento in poi, ma anche la Confederazione Svizzera è sorta grazie o al prezzo di una guerra civile. Civile molto limitata, ma una guerra civile. Ora, i nostri costituenti non partivano da una situazione di stati originali che si federavano. Questo poteva essere casomai il compito affrontabile da Casa Savoia quando mise mano alla costruzione del Regno d'Italia, ma invece optò per un modello fortemente accentratizzato. Si dice che fosse il modello napoleonico, il modello francese, ma era sicuramente un modello di forte centralizzazione del potere, dove esisteva un principio di autonomia, che stava nei comuni. I comuni in Italia sono sempre stati fortemente autonomi e abbastanza democratici. È ovvio che piccole comunità sparse nel territorio vivevano di una democrazia che il grande regno non poteva permettersi. Ed erano di conseguenza anche un disturbo, erano pericolosi. Una differenziazione del territorio minacciava l'unità d'Italia. E quindi per superare questo status, il Regno d'Italia, seguendo il modello francese, istituì le province. Province che non sono enti rappresentativi della comunità locale, nascono esattamente per lo scopo opposto. Sono articolazioni del governo, dell'amministrazione centrale, capeggiate dal prefetto che rappresenta il governo e che ha il compito di mettere sotto il controllo i comuni. Sono nate contro i comuni, come zone, come enti di organizzazione territoriale dello Stato centrale. L'Agenzia delle Entrate, il fisco si organizza a base provinciale, i carabinieri, la polizia e così via. Questa è la situazione che i nostri costituenti hanno ereditato e che era stata molto rafforzata dal fascismo, come il fascismo ha abolito qualsiasi forma di democrazia e qualsiasi forma di autonomia. L'adozione del modello regionale nasce proprio da questo obiettivo.
restituire autonomia e autonomia politica ai territori. Bisogna tenere presente che l'organizzazione comunale era molto complicata ed era fatta di pochi grandi comuni e di un'infinità di piccoli comuni, ancora oggi è così. Si pensi che più di metà dei comuni che esistono in Italia sono concentrati in Piemonte e Lombardia, due regioni che hanno ereditato questa situazione amministrativa dal lontanissimo passato e non sono mai riuscita a superarlo. In questo panorama, i costituenti pensarono soprattutto ai propri interessi politici, legittimi, più che legittimi. La preoccupazione era che cosa succederà di noi se ci capitasse di perdere le prime elezioni libere che si terranno in Italia, quindi quelle del 18 aprile del 48, con il rischio di essere estromessi dal potere a Roma e non riuscire a trovare un modo per resistere all'annientamento. E siccome in Italia sono sempre esistite regioni bianche e regioni rosse, ecco che i bianchi e i rossi hanno pensato di costruirsi delle zone di mantenimento della propria organizzazione politica, in cui allevare una classe di amministratori, in cui dimostrare di essere in grado di amministrare e di amministrare staccandosi dall'amministrazione centrale. Ecco, l'autonomia nasce per differenziare i territori. Questo era l'obiettivo, ma l'obiettivo non poteva essere conseguito se non a un prezzo, che era quello di dotare le regioni di autonomia legislativa. Perché? Perché l'amministrazione è un monolite costruito gerarchicamente. L'amministrazione inizia dal ministro e scende per tutti i rami della burocrazia, poi arriva ai prefetti e l'ultimo anello è il sindaco. Tanto è vero che quando il sindaco mette la fascia tricolore, lo fa perché lui non sta rappresentando la sua collettività, ma è ufficiale di governo. E in nome del governo fa degli atti che fa in quanto sindaco incastonato nella gerarchia amministrativa. Per esempio, è lui che è l'ufficiale di stato civile, che sposa, registra le nascite, eccetera, e lo fa con la sciarpa tricolore. Vedete la complessità di un'amministrazione che ha un elemento democratico in periferia, ma ha un elemento gerarchico che porta tutte le decisioni verso la burocrazia, verso i ministri, verso i governi, verso Roma. Per spezzare questa catena gerarchica, si doveva dotare la regione di autonomia legislativa, perché l'amministrazione deve essere guidata e organizzata dalla legge. Questo vuole il principio di legalità. E quindi se un territorio doveva essere autonomo politicamente, doveva essere autonomo legislativamente. Questa è la grande innovazione. E questo spiega perché l'intero sistema di disciplina dei rapporti tra Stato e Regione finisce con essere un sistema dei rapporti tra legge statale e legge regionale. È quello l'asse di comprensione della parte del manuale che riguarda le fonti del diritto, le fonti regionali. Quali rapporti si stabiliscono tra la legge statale e la legge regionale? Questa è la domanda centrale, domanda molto difficile. E anche perché dietro c'è un'altra domanda. Qual è il grado di differenziazione che è sopportabile per un sistema politico? Quanta diversità può sopportare la Repubblica italiana? È una domanda che noi ci poniamo ogni giorno, evidentemente. È una domanda molto seria anche, che non ha risposte facili. Ha risposte rese ancora più difficili da una sorta di equivoco in cui noi siamo legati, e questa è un'altra chiave di lettura dei problemi del sistema.
E questo equivoco nasce dalla pretesa eguaglianza degli enti, vecchia questione, che riguardava già i comuni. Tutti i comuni sono uguali. Noi dobbiamo garantire alle amministrazioni comunali gli stessi diritti, gli stessi obblighi, sia che siano il comune di Vattelapesca di Sotto, 200 abitanti, o il comune di Milano, il che è naturalmente un'enorme fesseria. Viola il principio di eguaglianza che dice che cose uguali vanno trattate in maniera uguale, ma cose diverse no, vanno trattate in maniera diversa, per cui i comuni devono avere una differenziazione tra piccoli e grandi. Ma questo è il grande ostacolo che c'è sempre stato in Italia. E si è riflettuto anche le regioni. Le regioni sono uguali, anche se sono visibilmente diverse. Non solo, ma se non fossero diverse, non avrebbe neanche senso l'autonomia. L'autonomia è diversità. L'autonomia serve a superare la diversità dando eguaglianza di diritti a cose diverse. È un teorema semplicissimo, ma è un teorema che è molto difficile da far entrare nella testa, soprattutto se uno nasce, vive e opera nei palazzi del potere romano. Questo è il problema. Il problema è come garantire eguaglianza dei diritti e allo stesso tempo differenza assicurata dall'autonomia. Il dibattito che c'è stato negli ultimi mesi intorno all'autonomia differenziata, alla richiesta di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna di avere diversi poteri, che nasce questo dibattito da una norma inserita nella riforma costituzionale del 2001, di cui parlerò subito. Questo problema nasce proprio dall'esigenza di alcune regioni di dire: va bene, noi non possiamo essere legati a un sistema di attribuzione di funzioni e di poteri, prima che di soldi, che quello è un problema che naturalmente può essere speso politicamente, ma è un problema secondario, bisogna vedere cosa vuoi fare di quei soldi, e noi vogliamo superare questa situazione perché siamo regioni che sono diverse. Diverse da cosa? Diverse da altre regioni che sono meno performative, che hanno meno tradizione di buona amministrazione, che hanno il problema della mafia, che hanno il problema di essere spaccate tra comunità locali e così via, non si sa. Sono regioni diverse, una è diversa dall'altra, e quindi tendenzialmente l'autonomia dovrebbe essere differenziata. Ma quanto possa essere differenziata? Questo è il problema. È il problema che avrebbe dovuto essere risolto con la riforma costituzionale del titolo V del 2001, che invece è stata una riforma fatta molto male, fatta molto in fretta, fatta tutto per motivi politici ed è molto confusa. Alcune cose sono delle fughe in avanti, non le so spiegare perché è spiegato nel manuale, il rovesciamento del sistema delle attribuzioni legislative. Alcune cose sono palesemente insostenibili e la giurisprudenza della Corte le ha sostanzialmente cancellate. E alcune cose sono infieri, tipo l'apertura del 116 terzo comma verso quello che vi dicevo prima, l'autonomia differenziata. Tutte questioni che sono in corso, ma che sono tutte condizionate da alcuni grossi limiti che ha il nostro sistema, e qui vi do l'ultima chiave di lettura per capire la complessità delle relazioni Stato, Regioni, enti locali. Noi siamo l'unico sistema al mondo, ve l'ho già ricordato parlando della forma di governo italiana, che ha due camere che fanno la stessa cosa, il bicameralismo cosiddetto paritario perfetto, ma non hanno una camera di rappresentanza dei territori. Per cui l'amministrazione è oggi in larga parte affidata a comuni e alle regioni. La finanza pubblica è in larga parte spesa da comuni e regioni, ma le leggi le fa il Parlamento italiano a Roma.
Per cui a Roma si fanno le leggi che vincono le amministrazioni che le devono applicare. E tra questi due mondi non c'è un sistema costruito, costituzionale, di comunicazione. E questa è la grande follia della nostra Repubblica. A questo si è messo riparo in via, come dire, quasi informale, attraverso un sistema di conferenze, che però funziona in maniera del tutto informale, per cui funziona se i protagonisti politici la vogliono far funzionare. Ma siccome i nostri protagonisti politici non sempre superano il livello minimo di intelligenza, molto spesso questo sistema si inceppa e non funziona. E allora l'azione dei pubblici poteri in Italia si spacca e non ha modo di essere coordinata. Questo è un problema gigantesco, che ovviamente può essere risolto soltanto da una riforma costituzionale, che tra l'altro sarebbe una riforma costituzionale che attuerebbe una delle intuizioni che ha avuto il nostro Costituente, il quale non voleva un Senato paritario, voleva un Senato delle regioni, questo già l'ho sottolineato nell'introduzione metodologica che riguardava il Parlamento e la forma di governo. E invece tutta la nostra legislazione e anche la nostra legislazione elettorale e anche le nostre riforme costituzionali hanno spinto verso la uguaglianza delle due Camere. Errore gravissimo che si può superare appunto soltanto con l'unica vera riforma necessaria, che è quella del Senato.